Benvenuti su Teleregione Live, nuovo appuntamento con Civita, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica della rete. Oggi parliamo di lavoro, lavoro che c'è, lavoro che non c'è, lavoro che si può trovare, lavoro che non si vuol trovare, visto le recenti polemiche, quello di cui si è discusso in quest'estate, soprattutto l'estate scorsa e durante la pandemia. Vado subito a presentare gli ospiti che sono con noi oggi. Parto da Sergio Arnaud, responsabile del centro per l'impiego di Olbia, accanto a lui Raffaella Bellu, che ha lavorato per 20 anni in una compagnia aerea nel settore del marketing e poi social media marketing, e poi ha intrapreso un nuovo percorso professionale nel campo del turismo e delle attività culturali. Con lei parleremo fondamentalmente di formazione e di prospettive occupazionali. Quindi un saluto e passiamo subito al tema di partenza. Arnaud, con lei partirei dall'Open Day che c'è stato qualche giorno fa al Centro per l'Impiego di Olbia. È stata un'occasione per provare a fare anche un primo bilancio, per vedere un po' come funziona il mercato del lavoro e poi per vedere e cercare di far incontrare domanda e offerta di lavoro, che è un po' la sfida principale nel campo appunto del tema lavoristico per quanto riguarda il ruolo dei centri per l'impiego e per quanto riguarda ovviamente il lavoro dei territori. Ci racconti un po' com'è stato questo Open Day e quali sono un po' le caratteristiche del mercato del lavoro a Olbia e in Gallura? Allora, noi appunto siamo reduci dall'Open Day fatto il 24 ottobre qui a Olbia nel centro per l'impiego. Cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto sperimentare una sorta di apertura del centro al di là delle aperture d'ufficio che facciamo tutti i giorni, e soprattutto abbiamo voluto sperimentare, con i limiti chiaramente che la struttura ci dava, la pubblicazione di annunci di lavoro e quindi la presenza di aziende dentro il centro e quindi la possibilità per le cittadini di portare il loro curriculum, poter avere un colloquio di lavoro direttamente con le aziende. L'evento ha avuto un discreto successo perché abbiamo avuto alla fine 230 colloqui di lavoro, abbiamo effettuato, alcune aziende sono rimaste molto contente per i profili che hanno trovato e soprattutto i cittadini erano molto contenti perché potevano parlare in maniera faccia a faccia con il datore di lavoro. Spesso ci si dice: ma i centri per l'impiego dovrebbero dare impiego. Questo forse è un luogo comune, in realtà il Centro per l'Impiego di Olbia quest'anno, da gennaio-ottobre 2022, ha pubblicato circa 850 annunci di lavoro per circa 1800, anche più di 1800, quasi 1900 posti di lavoro da coprire, vacancy. Però abbiamo sperimentato, come tutti, era sulla bocca di tutti quest'anno, il fatto che domande e offerta di lavoro non si incontrassero, non si riuscissero a trovare non solo le professionalità più spinte, più particolari, ma anche le semplici professionalità manovali, i camerieri e piani, i camerieri in generale, eccetera, cioè quelle professionalità che normalmente si trovano. In realtà, alla fine di questa stagione, o meglio, ancora non è finita, ma ci stiamo avvicinando alla fine, in realtà questo territorio, paragonandolo al 2019, l'anno diciamo di boom, l'anno con cui si può fare un vero e proprio raffronto, e soprattutto precedente la pandemia, purtroppo che ha mischiato un po' le carte del mondo del lavoro, certo. Esatto. Abbiamo avuto effettivamente un numero di assunzioni più elevato rispetto al 2019. Una stagione lunga, perché lo dimostrano anche i fatti, lo vediamo anche forse grazie alla bella stagione, grazie al bel tempo che abbiamo. E questo insomma fa ben sperare insomma, per il futuro. La interrompo e passo a Raffaella Bellu per parlare di una delle caratteristiche. Allora, si è molto concentrato il dibattito soprattutto in questi due anni, devo dire, a cavallo della pandemia, con la questione delle nuove professioni, nel senso che il mercato ha posto tutta una serie di professioni che coincidono col cambiamento del mondo del lavoro, penso anche e soprattutto in riferimento a quelli che sono le linee guida del PNRR, che poi Chiaro. È il salvadanaio che darà i soldi per i prossimi 10-20 anni, quello che sarà.
E però, parlando di nuove professioni, diventa fondamentale la formazione, cioè formarsi per affrontare le nuove esigenze, la nuova domanda che pone il mercato del lavoro. Da questo punto di vista le chiedo, perché chi meglio di lei può dirci che cos'è l'ITS e in che modo cambia un po' la prospettiva della formazione legata un po' a queste coordinate che ho un po' accennato io. Bene, sì, buonasera intanto. L'ITS, insomma, adesso così in base a quella che è la definizione, sono gli istituti tecnici superiori, da non confondere con ITIS, che sono le scuole superiori professionali, sistema formativo innovativo che nasce da un'idea di Francesco Profumo nel 2008, che poi nei 10 anni successivi si è stilizzata, insomma, come modello formativo, e negli ultimi anni, insomma, come dire, è una realtà ormai consolidata, tanto che appunto il PNRR ha destinato 1,5 miliardi proprio per la crescita di questo sistema formativo. Un sistema formativo innovativo che lascia ben sperare grazie ai numeri di cui siamo a conoscenza, parliamo di un 85% di tasso di occupazione per i diplomati ITS entro il primo anno dal diploma, e nel 90% dei casi il lavoro che si trova è coerente con il percorso di studi. Per cui, insomma, ripeto, questo lascia ben sperare. Chiaramente si vuole investire su questa tipologia di formazione, che vuole essere alternativa a quella un po' più tradizionale, diciamo, che è quella universitaria o semplicemente, insomma, una compagna, insomma, chiaramente sfruttando il metodo. Il metodo è semplice, il metodo è sono corsi basati, diciamo così, sulla teoria in parte, ma soprattutto sulla pratica, cosiddetto stage, per cui su 2000 ore di corso il 40%, quindi 800 ore di corso, viene svolto direttamente in azienda. Allora, gli ITS sono frutto, diciamo così, nascono per volere delle fondazioni che sono composte da università, da enti territoriali, scuole di formazione professionali, ma soprattutto aziende. Quindi sì, no, volevo dire, la cosa che, diciamo, che mi ha colpito è questa è una parola che poi però ha un significato che è stata un po' la chiave di volta, credo, aiutatemi voi, degli ultimi 20-30 anni, dei discorsi degli ultimi 20-30 anni sul mondo del lavoro, che è professionalizzante. Nel senso che il tipo di istruzione che c'è stato in Italia negli ultimi 20-30 anni, dall'istruzione secondaria superiore a quella universitaria, è stata un'istruzione, penso rispetto al modello anglosassone, per esempio, estremamente teorica. Quindi la pratica anche in professioni intellettuali, pensiamo quelle del diritto, ma anche quelle dell'economia, la pratica fondamentalmente iniziava quando tu entravi nel mondo del lavoro, quindi si creava già una disparità, chiaramente si partiva da condizioni diverse rispetto a chi magari andava su altri ambiti, aveva invece delle caratteristiche professionali. Esatto, infatti, ecco, in questo si supera questo scoglio che è stato un po' la caratteristica del mondo del lavoro negli ultimi 20 anni, secondo me, in Italia. Certo, assolutamente, questo è il plus di questo sistema formativo, cioè proprio entrare a contatto con il tessuto produttivo quasi in concomitanza con la formazione, per poi avere, insomma, questa possibilità entro un anno addirittura al momento di entrarvi proprio, insomma, essendo impiegati, ecco, nel settore di appartenenza del corso. Un altro plus di questo metodo è che i docenti, il 70% dei docenti, derivano dal mondo del lavoro, del settore di appartenenza. Ok, e questa è un'altra caratteristica. Assolutamente. Che si affianca a quella molto precedente. Molto importante. Sergio Arnaud, siamo stati entrambi protagonisti quest'estate, io soltanto, di un evento che si è svolto a Santa Teresa Galura con l'ASPAL, che appunto si occupa, lo dice il nome stesso, dell'Agenzia della Sardegna, Sarda per le politiche attive del lavoro, di politiche attive del
lavoro. E il tra, diciamo, la struttura era, non stiamo qua a spiegarla, era abbastanza articolata, però certamente uno dei punti è quello che si dice con un linguaggio tecnico mismatching, cioè superare questo divario che c'è tra domanda e offerta del lavoro. Per cui l'ASPAL è andata sui territori per parlare con gli imprenditori, incontrarli e vedere quali erano le esigenze anche a livello appunto formativo, un po' diciamo come il lavoro che fa l'ITS. E certamente sono emerse un po' delle linee guida da questo lavoro che è stato fatto quest'estate, cioè la peculiarità che ha il sistema gallurese, che essendo un sistema legato molto al turismo e alla stagionalità, ha evidenziato anche una volatilità negli ultimi anni. Già alla stagionalità si è aggiunta questa volatilità, cioè dimissioni, scelta di lavori magari non stabili, soprattutto a cavallo della pandemia. Sono intervenuti sociologi, io non sono un sociologo, non voglio fare qua sociologia e quindi non entriamo in quel campo, però è evidente che ormai il trend della tipologia dei lavori e dei lavoratori in gallura, soprattutto sull'economia del territorio, è evidente e con questa bisogna fare i conti. Assolutamente sì. Il nostro sistema economico, fondamentalmente il sistema economico della gallura, in questo momento è spinto da tre settori importanti. Quello del turismo, lo conosciamo praticamente tutti, l'edilizia che è ritornata a livelli pre-pandemia e quindi ha veramente dato una spinta e un impulso notevole, e poi un altro settore di cui magari si parla un po' meno, o se non negli eventi, che è quello della nautica. Il settore della nautica in realtà è un settore che in questo territorio non ha conosciuto crisi, che è in piena espansione, che è in pieno allineamento con quelle che sono anche le linee del PNR, innovazione, ecosostenibilità, e che appunto cioè, si spinge verso cose innovative, quindi anche verso nuove professioni, chiaramente molto legate all'elettronica, all'informatica e tutte queste nuovi strumenti della tecnologia. È vero, è comunque un mercato volatile, cioè, sia dovuto alla stagionalità, e sia anche alla facilità, considerato che quest'anno fondamentalmente il lavoro c'era e c'è stato, alla possibilità che i lavoratori avevano di dimettersi e di andare da un'altra parte a lavorare. Quindi non so se cambiare settore, bisogna studiarli ancora questi dati, però indubbiamente una facilità di poter cambiare, perché tanto trovavo qualcosa da un'altra parte o comunque avevo delle situazioni migliorative. In un certo senso i lavoratori hanno potuto ricollocarsi nel mondo del lavoro. Quindi da una parte c'è un mercato fluido e dall'altra c'è forse anche l'esigenza del lavoratore di trovare condizioni di lavoro migliori che valorizzino la propria vita personale, perché certamente insomma la pandemia è stato un evento epocale che ha cambiato anche la percezione di quanto sia il valore di vivere una qualità della vita alta, per quanto nel nostro territorio noi possiamo dire di tutto, saremmo anche poveri, ma certo non ci possiamo lamentare della qualità della vita. Raffaella Bellù, volevo chiedere una cosa, una mia curiosità, perché lei si sta specializzando, il suo percorso professionale, il turismo e le attività culturali. E c'è un focus chiaramente su un tipo di professioni che diciamo entrano in un mondo del turismo alto, cioè per migliorare, cioè il rapporto col turista non è più quello che era un tempo. Una volta, certo, esatto. Beh, il turista di oggi è un turista consapevole. È un turista molto più preparato, sì. Molto più, quindi digitale. Quindi volevo affrontare questo, cioè come cambia anche il mestiere dell'accoglienza, certo. Che adesso si chiama infatti Hospitality Manager. Però anche chiederle una sua impressione su questo, no? Il paradosso, perché noi viviamo in un mondo di paradossi. Il paradosso è questo, cioè si chiede una professionalizzazione del mestiere del turismo per affrontare richieste sempre più elevate, standard sempre più alti di qualità del turista e quindi delle strutture turistiche. Certo. Però allo stesso tempo si è posto il problema della mancanza di mestieri di base del turismo, soprattutto legati alla somministrazione, camerieri, cuochi, concierge. Cioè, come si colloca all'interno del mondo del lavoro di cui abbiamo parlato fino ad adesso, estremamente fluido, volatile, che cambia continuamente in base alla domanda, oppure che cosa c'è di altro? Beh, allora, il sistema ITS, così come è impostato in questo momento, diciamo che produce profili di alto livello. Di alto livello, certo. Quindi siamo su
tipo di posizione che sta un po' nel middle management, diciamo, per cui ecco, non andiamo a soddisfare la richiesta di, faccia dire, il cameriere, ecco, certo, ma piuttosto le figure manageriali. Apicali. Esatto, parliamo di hospitality management, cioè quello, ciò di cui un tecnico superiore come sarò io a breve, se è possibile, insomma, ad aprile dovrei terminare il corso, andrà ad occuparsi di organizzazione e coordinamento del lavoro all'interno di una struttura ricettiva, grande o piccola che sia, e delle persone che ci lavorano, in termini di appunto gestione manageriale. Qual è la richiesta di queste figure all'interno del mercato del lavoro? Allora, la richiesta di queste figure è una richiesta altissima. Comincio col dire che questi titoli, così, insomma, questi corsi nascono per volere delle aziende stesse, come abbiamo già detto prima, che fanno parte delle fondazioni. Quindi che rilevano la carenza di queste figure professionali. Ecco perché okay. I corsi ITS risolvono anche un po' il mismatch di cui abbiamo parlato, fornendo competenze specifiche, mirate, sulla gestione delle strutture turistico-ricettive, nel caso del mio corso, dando insomma vita, insomma, anche ad un nuovo lavoro, un nuovo profilo. Si possono gestire i reparti dell'hotel, si possono gestire piccole imprese ricettive come un B&B, un affittacamere, in estrema autonomia, avendo appreso, diciamo, tutte le competenze manageriali per poterlo fare. Ok, sono un tipo di mestiere che diciamo è focalizzato molto sull'alberghiero, o può essere anche, diciamo, svolgere funzioni di consulenza o anche attività libero professionale legato a extra alberghiero di alto livello, ovviamente? Assolutamente, certo. Okay. Si può svolgere questo mestiere, allora, avendo noi competenze di marketing, comunicazione, amministrazione, gestione del reception, gestione dei software che si utilizzano per le piattaforme per le prenotazioni, quindi rapporti con gli ospiti, la gestione degli ospiti durante la permanenza, quindi anche svolgendo un servizio di, oltre che di accoglienza, proprio di assistenza durante tutta la vacanza. Chiaramente sono tutte competenze che servono per gestire anche una piccola struttura ricettiva, perché no? Io potrei lavorare in una grande azienda, quindi un hotel, un reparto dell'hotel, customer care, marketing, organizzare il lavoro della room division, food and beverage management, ma potrei tranquillamente anche gestire una piccola struttura ricettiva, chiaramente a 360 gradi, coordinando e sovrintendendo sui processi utili, insomma, per la gestione. Perfetto. Sergio, Arnaud, questo il fatto che appunto si formino figure di dirigenti manageriali nel settore del turismo, però dall'altro lato quest'anno probabilmente un po' meno, anche se è stato un problema sentito, ma io ricordo che l'anno scorso intervistai un grande operatore turistico della zona di Budoni, ovviamente non faccio il nome, una struttura che aveva 20-25 resort, e mi disse che lui metà settembre era costretto a tenere chiusi 8 resort dove lavoravano tour operator per mancanza di personale alberghiero, quindi anche personale camerieri, come cuochi, come appunto camerieri di stanza, eccetera, come personale per le stanze, eccetera. Sembra quasi che ci sia stato un periodo dove quel tipo di lavoro nel turismo, prettamente stagionale, con orari di lavoro variabili e non certezze di orari di lavoro, sia stato percepito come, non dico una nuova schiavitù, ma qualcosa che, come se si chiedessero delle condizioni di lavoro legate al turismo migliori. È una mia percezione questa? È cambiato nel corso di quest'anno sulla base della vostra visione e del vostro osservatorio privilegiato, diciamo? Ma diciamo, rispondo alla domanda, non è mai successo che mi hai rotto, ti sei legato col braccio qua. Ai. Perché me l'hai messo male. Devi rifare la domanda? No, si risponde in automatico, questo
questo sta dando problemi. Da dove riprendiamo? Aspetta che prima sempre okay, dal fatto Enrico è la domanda. Se è cambiato quest'anno questa cosa che la gente non voleva andare a lavorare nel settore turistico legato appunto camerieri, cuochi, eccetera. Così esauriamo il tema. Lei ha parlato delle figure, diciamo, manageriali. Più manageriali e tu parli sul mercato del lavoro per questo. Se è cambiato quest'anno rispetto all'anno scorso, se la tua percezione è che ci sia stato una si sia lavorato di più sostanzialmente, ci sia stato più risposta alle richieste di lavoro in quel settore. No, allora, aspetta, ci dai il via Fabri? Vai Sergio, parti okay. Com'è? Sì, in effetti quest'anno c'è stato veramente un boom di assunzioni, però in realtà queste assunzioni in alcune situazioni non hanno permesso di aprire completamente tutte le strutture. Qualche struttura è rimasta chiusa, magari qualche stanza non è stato possibile aprirla, eccetera. Io non so se siano cambiate queste situazioni, però a me sembra, anzi lo credo e lo sento, lo tocco con mano, che sia cambiato anche da parte delle aziende il modo di approcciarsi alle risorse umane, cioè si stiano apprezzando moltissimo le risorse umane, si sia disposti a investire sulle risorse umane. Chiaramente poi bisogna vedere casi e casi, stiamo parlando di una situazione che ha veramente mille variabili e mille situazioni. Per cui non c'è, come dire, un unico problema, un'unica situazione e un'unica soluzione, ce ne sono tante. Però credo che, io mi auspico che ci sia, forse bisognerebbe magari fare un tavolo dove ci siano tutte le parti sociali a parlare, probabilmente bisogna fare resettare un attimino la situazione, cioè ripartire, perché la risorsa umana valorizzata, che si rende conto di appartenere a quell'azienda, che è professionalizzata, quindi che come dire, la sua professionalità porta anche molti ricavi alle aziende, porta più ricavi alle aziende. E questo è un tornaconto, diciamo, è un qualcosa che va bene a uno e va bene agli altri, cioè fa contenti entrambi sicuramente, datori di lavoro e lavoratori. Sì, faccio una domanda a Raffaella Bellu sulla questione turistica prima di passare al reddito di cittadinanza, perché ci dobbiamo togliere il dente e non può, visto che fa parte del dibattito. Ovviamente le chiederò un giudizio tecnico, ovviamente non un giudizio politico, io farò semplicemente una premessa. Però prima volevo chiedere a Raffaella Bellu, turismo, attività culturali, però nella proposta formativa dell'ITS, faccio soltanto dei piccoli riferimenti, c'è mobilità sostenibile, gestione dei porti energetica, turistici, settore agroalimentare, settore dell'informazione e della comunicazione, e quanto ne avremo bisogno, vabbè, ma questo è tutto un altro aspetto. E quindi, allora, c'è questo approccio, no? Nel senso che la visione, mi pare, della professione è legata non solo al mercato del lavoro, ma anche all'economia. Cioè le nuove professioni nascono da esigenze economiche, cioè da settori che nascono, eccetera. Quanto è importante la reattività nell'intercettare la domanda per trovare posti di lavoro? Credo sia una domanda retorica, ma importante. Cioè nel momento in cui sta cambiando il mondo, l'economia, penso alla sostenibilità ambientale, ma certo, penso anche al turismo. Un tempo il turismo era molto legato a sole e mare, adesso l'aspetto culturale, cioè far visitare al turista, chiaro, i posti, spiegargli che cos'è la Sardegna, raccontargliela. Dicevamo proprio questo un attimo fa, quando lei mi chiedeva appunto di quello di cui ci si occupa quando si acquisisce un titolo come il mio. Il turista, come abbiamo detto prima, è un turista più consapevole, per cui il turista che arriva in Sardegna e arriva qua sa già che cosa gli aspetta, sa già cosa deve visitare, anzi probabilmente se lo organizza pure prima quello che deve fare, perché chiaramente è un turista digitale, per cui noi per primi e più di lui dobbiamo essere in grado di fare un'offerta mirata per un turista, insomma, che chiaramente è particolarmente esigente, ok? E chiaramente dobbiamo essere organizzati. Quindi lei si immagini, per un turista così preparato, arrivare in una struttura ricettiva in cui nessuno riesce ad organizzarvi, per esempio, un'escursione. Faccia dire, insomma, così. Perché purtroppo
molto probabilmente chi si occupa di gestione della reception, quindi di attività tecniche, non può dedicarsi alla cura dell'ospite, quindi indicargli per esempio quella che può essere l'alternativa ad una spiaggia, al mare, le solite attività che conosciamo. Questo insomma per dire che se è consapevole, se il turista, il nostro target è consapevole, noi lo dobbiamo essere ancora di più. Quindi dobbiamo essere preparati. Uno dei moduli che noi studiamo nel corso che sto frequentando io è proprio sviluppo del territorio, e io ho avuto la fortuna di avere una docente fantastica che è Durdika Baciu, preparatissima, che ci ha fatto innamorare del nostro territorio, che non conoscevamo naturalmente, perché noi non conosciamo la Sardegna, noi sardi non la conosciamo. Cioè, mi capita spesso di parlare con amici, insomma, gente che dice: caspita, mi piacerebbe vedere questo posto. Mi ha detto un amico, pensa, lui è turista e lo conosce benissimo. Ecco, noi non lo conosciamo, non la conosciamo, per cui ecco, siamo costretti a studiarla e dobbiamo chiaramente conoscerla, andarci noi per primi, fare i turisti per poi poterla comunicare. Ecco, stavo la prima e torniamo cosa, al discorso cioè, della comunicazione. Che è chiaro che se porti qualcuno a fare un'escursione, faccio un nome così non sconti fuori dalla gallura, così non scontentiamo nessuno, Tiscali, devi esempio spiegare che cos'è Tiscali, dove esatto nasce il nome Tiscali, che cosa esatto c'è a Tiscali. Esatto, quindi, e chiaramente lo devi spiegare anche in lingua, esatto, come minimo tedeschi, in lingua inglese o tedesco. Noi facciamo quattro lingue durante, non so, facciamo inglese, tedesco, francese e russo. Ci auguriamo okay di il russo non va molto di moda, però immagino che fosse nascesse dall'esigenza che c'era un speriamo turismo di poter esercitare la nostra okay materia il prossimo anno, il prima possibile naturalmente. Sì, ecco, questo è quindi inclusive l'esigenza di partenza è questa. È chiaro. Ok, per fare il battesimo del fuoco sul reddito di cittadinanza provo a dare qualche numero, perché i dati pubblicati martedì scorso all'Unione Sarda che sono stati acquisiti dall'osservatorio INPS dicono che in Sardegna ci sono 45.000 nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza nel 2022, 118.000 cittadini interessati, l'importo medio percepito è di 515 euro, le famiglie interessate nell'ex provincia di Olbia Tempio, quindi in Gallura, sono 3.170. Faccio una piccola premessa: il dibattito, che è stato un dibattito fondamentalmente elettorale, che ha diviso diciamo il centro-sinistra dal centro-destra e che poi adesso è una linea del governo, è quello di separare fondamentalmente le politiche attive del lavoro, quindi il reddito di cittadinanza non sarebbe più destinato a chi può lavorare, da invece la parte dei sussidi, che quindi con reddito di cittadinanza, che sarebbe un sostegno economico per le cosiddette persone fragili, quindi che hanno dei problemi a lavorare nell'inserimento nel mondo del lavoro. Noi non facciamo valutazioni di tipo politico, spettano alla politica prendere le decisioni. Quanto però dal vostro osservatorio ha inciso il reddito di cittadinanza sulle condizioni di ricerca del lavoro e di anche ricerca dei lavoratori, di lavoro da parte dei lavoratori, e quanto c'è di vero, diciamo, in questa sorta di deterrenza del reddito di cittadinanza? Vado velocissimo e dico che noi qua abbiamo ospitato Alessandra Todde, viceministro dello sviluppo economico nel precedente governo, che ovviamente Movimento 5 Stelle, quindi strenua sostenitrice del reddito di cittadinanza, che diceva che effettivamente la somma percepita è talmente bassa, tra i 400 e i 500 euro, e questi dati medi dovrebbero confermarlo, che in realtà rifiutare una proposta di lavoro per una somma simile mensile sarebbe complicato, togliendo ovviamente le ipotesi di lavoro nero, in nero, eccetera. Il mercato del lavoro è estremamente complicato, quanto il reddito di cittadinanza l'ha reso ancora più complicato sul fronte delle politiche attive del lavoro? Ma guardi, io credo che non, almeno io, la mia opinione è che il reddito di cittadinanza non abbia poi influito più di tanto. Credo che potrebbe aver influito nell'incentivare un eventuale lavoro nero, perché io per non perdere il credito magari voglio lavorare in nero, fermo restando che non è che io trovi il lavoro nero così dietro certo l'angolo e certo qualcuno me lo propone. Anche il lavoro in nero va trovato. Diciamo. Va trovato anche il lavoro in nero, o qualcuno che sia disposto a farti lavorare in nero, perché insomma è sempre un rischio molto, molto, molto grosso.
Detto questo, comunque, io allora i dati io lei me li ha fatti vedere aggregati, io ce li ho disaggregati, nel senso che sul territorio i dati, una volta che uno chiede il reddito di cittadinanza, vengono proprio splittati in termini tecnici, cioè vengono disaggregati, una parte dei beneficiari vanno direttamente ai singoli comuni del territorio dove sono residenti i cittadini e un'altra parte vengono, per competenza territoriale, vengono rigirati, diciamo, ai centri per l'impiego. Io posso dire che dal 2019 ad oggi nel centro per l'impiego del territorio, nel centro per l'impiego di Olbia, quindi i cittadini residenti in questo territorio, sono stati circa 4.000 beneficiari che abbiamo preso in carico e che quindi abbiamo avuto nei nostri dati. Se confrontati con altri territori come quello di Sassari o Cagliari o Oristano Nuoro, proporzionalmente sono molto meno. Molto meno. E questo dato rispecchia anche la dinamicità dell'economia, del sistema economico della nostra economia. In realtà, quando poi noi andiamo a vedere singolarmente le persone, quindi andiamo a fare le profilazioni, perché poi magari parleremo anche delle profilazioni che facciamo con le persone, vediamo che oltre la metà di queste persone sono difficilmente collocabili nel mondo del lavoro, quindi è difficoltoso collocarle. In realtà poi, siccome poi uno degli strumenti sono i piani di utilità collettiva, i progetti di utilità collettiva che i comuni attivano e quali noi trasmettiamo i nominativi delle persone, facendo anche questi, assegnando questi lavoratori ai singoli comuni, abbiamo visto che spesso e volentieri questi lavoratori stanno già lavorando, cioè durante la stagione trovano lavoro. Posso pensare al comune di Palau, dove veramente molti di quelli destinati a questi progetti hanno trovato lavoro, stavano già lavorando e tutti siamo molto contenti di questa situazione. Per cui credo che solo in parte abbia influito, che sia un po' un luogo comune, ribadire. Piuttosto quello che posso dire da un punto di vista tecnico è che un pochettino, come dire, il reddito di cittadinanza è partito prima che fossimo tutti pronti, che tutti gli istituti che lo seguono fossero pronti. E quindi un po' partito un po' spuntato. Oggi stiamo andando un po' a regime, noi facciamo anche tante segnalazioni all'INPS, alcuni vengono applicate le sanzioni per i cittadini che non si presentano nel nostro centro, quindi che non collaborano, che non sono attivi nella ricerca di lavoro o comunque nel presentarsi. E poi è diventato un po' la chiave, no, della polemica, cioè proprio questo, il fatto che il reddito di cittadinanza si trasformasse in un sussidio. Lungi da me, cioè la povertà va affrontata con i sussidi, nel senso che o tu crei un sistema che consenti di lavorare a tutti, quindi lavoro universale, che insomma la cara e vecchia Costituzione lo prevede, ma poi tra il dire e il fare c'è in mezzo all'oceano in questo caso, oppure tu devi comunque dare un sostegno al reddito alle persone che non sono in grado di farlo. Però certamente c'è questo automatismo tra il reddito di cittadinanza come misura di sostegno in attesa di trovare il posto di lavoro, diciamo che l'attesa per trovare un posto di lavoro si è allungata parecchio e quindi è diventato un sussidio in certi casi. Probabilmente proprio il sistema, come dice lei, era difficile metterlo a regime su un sistema complicato come quello italiano in generale. Ma infatti noi ci chiamiamo appunto ASPAL, Agenzia Sarda Politica Attiva, del lavoro, cioè non a caso. Il nostro obiettivo è quello di rendere autonomi i cittadini nella ricerca di lavoro, nell'affrontare un colloquio di lavoro, nel mandare un curriculum, nel fare un curriculum, eccetera. Quindi se il cittadino continua a rimanere passivo, per noi, come dire, è una sconfitta, perché in realtà cerchiamo di dargli degli strumenti per poter affrontare il mondo del lavoro in maniera autonoma. E questo lo stiamo anche cercando di fare col nuovo programma che avevamo presentato anche quest'estate, cioè il programma GOL, Garanzia Occupabilità. Adesso mi sono impappinato, lavoratori. Dove proprio stiamo riprendendo in mano tutti i cittadini che si presentano da noi, li stiamo profilando con una profilazione che non si ferma più alla quantitativa come facevamo prima, ma alla profilazione qualitativa, nel quale cerchiamo di dare dei canali preferenziali per i cittadini, perché di quelli che hanno finito la stagione, per esempio, molti sono
facilmente reinseribile nel mondo del lavoro, quindi hanno necessità di un percorso formativo, di un percorso lavorativo, di, appunto, ci rivolgeremo a loro per i prossimi annunci di lavoro che pubblicheremo. Poi però ci sono anche quei cittadini che hanno bisogno di, diciamo, della formazione, un supporto, di migliorare le proprie competenze. Non molto, ma qualche competenza. E quindi abbiamo un percorso di formazione, diciamo, che la cui formazione andrà intorno alle 200 ore di formazione al massimo, per poi invece avere quei cittadini che hanno bisogno proprio di riformarsi, di essere proprio riqualificarsi nel mondo del lavoro, e allora ci saranno dei corsi di formazione adatti per loro. Tutto questo lo sta affrontando anche la Regione Sardegna, che sta appunto creando ultimamente, se non è già pronto, un catalogo formativo, dei percorsi formativi per i cittadini. Perfetto, siamo quasi in chiusura, chiudo con Raffaella Bellu. Abbiamo in parte accennato alle risorse del PNRR che sono destinate per l'ITS, 1,5 miliardi di euro fino al 2026, quindi anche qua c'è l'esigenza di sfruttare queste risorse, esatto, quindi di non perderle. Io chiuderei con questo, visto che lei per 20 anni si è occupata di marketing, fare un po' di marketing sull'ITS e poi anche qual è, diciamo, l'approccio anche a livello non solo lavorativo, anche umano, psicologico, no? Per chi ha lavorato 20 anni in un'azienda e poi cambiare tipo di lavoro, cambia anche se, diciamo, il settore può essere omologo, cioè... Ecco, qual è l'opportunità che danno gli ITS e cosa ci vuole a livello anche di motivazione, di spinta personale per intraprendere un nuovo percorso, visto che comunque la scelta c'è, visto che le opportunità poi per aprirsi percorsi professionali ci sono, cosa ci vuole a livello personale sulla base della allora, sua io esperienza? Sono molto entusiasta di questa mia scelta di ricominciare dalla formazione, innanzitutto perché credo sia alla base, insomma... Abbiamo detto più volte, ecco, il learning by doing è la soluzione ideale in questo momento, a maggior ragione per una che come me si è trovata, insomma, a dover reinventarsi in un qualcosa però che chiaramente ti possa dare gratificazione. Certo. Ecco. E l'approccio didattico degli ITS mi è sembrato fin da subito convincente. Diciamo che l'idea innovativa del corso di formazione impostato così mi è piaciuta perché mi ha, diciamo, dato l'opportunità di non uscire in fondo dal mondo del lavoro. Io in realtà, grazie a questo corso, non sono mai uscita dal mondo del lavoro, se non per un brevissimo periodo, perché poi ci sono ritornata nel tessuto produttivo attraverso lo stage, lavorando presso una struttura turistica ricettiva, naturalmente, okay, facendo appunto il mio tirocinio, per cui non ho avvertito, diciamo così, questo trapasso. No, le dirò di più, che tutto questo è successo proprio al momento giusto, insomma, non tutti i mali vengono per nuocere. La pandemia per me è stata l'occasione per investire proprio sulla formazione. Quindi sì, per carità, se tornassi indietro preferirei, insomma, che non viverla questa condizione, però sicuramente io ho tratto tutti i vantaggi possibili da questa condizione e ho cercato di mettere a frutto tutta la voglia di fare. Ci vuole voglia di fare, voglia di ricominciare. Perfetto, e credo che, insomma, la voglia di fare è chiaramente sulla base delle condizioni che si approntano e che tutte le strutture, dalla formazione poi appunto alla ricerca del lavoro, devono dare supporto, però alla base certamente ci vogliono le motivazioni, perché poi, insomma, la sana vecchia voglia di lavorare, come si diceva, poi senza semplificare, però certamente questo è il punto di partenza da cui insomma, ci muoviamo per avere una prospettiva migliore per tutti quanti. Grazie a Raffaella Bellu, grazie, grazie a Sergio Arnò, grazie ovviamente ai telespettatori. L'appuntamento con Civita è tutti i lunedì alle 21 su Teleregione Live. Vi aspettiamo per le prossime occasioni, i prossimi appuntamenti. Grazie, arrivederci.